Virgilio Guidi, suo maestro all'Accademia, gli diceva: "Nasci che sei un colore". Virgilio Guidi era il mio maestro, era un caro uomo, simpatico, sempre faceva cioè lui ritmava quando gli dipingeva, aveva questi scatti così belli, e lui mi disse che il colore, le stesse mie parole, non si insegna. Tu nasci colore secondo il tuo sentimento, il tuo stato d'animo, perché ogni persona ha uno stato d'animo, ogni persona è diversa dagli altri, e il colore è la stessa cosa. A Parigi con una 600, da imbianchino a pittore. Dovevamo stare via una settimana, perché con i soldi che avevamo, abbiamo fatto i conti, era una settimana. E invece in 2 o 3 giorni abbiamo baracchina e abbiamo speso tutti i soldi. Allora, ma come si fa adesso? Tornare a casa? Non è capace di tornare a casa, eh? Allora eravamo lì alla metropolitana, io e lui, questo mio amico, si parlava, ma come facciamo ad andare adesso a trovare qui per cercare un lavoro? E si avvicinò un signore che si chiamava un certo Droz. Era uno della Val d'Aosta, ma era francese proprio lui. Allora si avvicinò a noi e disse: "Cosa avete? Voi cercate di lavoro?" Mi sembra di aver sentito, siamo negli anni 57-58, ancora indietro. E disse: "Io ho un'impresa di imbianchini, se volete venire con noi..." Beh, io buono, altro che, era una balza, dicevo, proprio, è stato molto bello, anche fortunati siamo stati. Ora questo signor Droz ci ha dato il lavoro a fare questo mestiere da imbianchino, però io avevo paura perché se andava su esternamente alla casa, c'era un ascensore, ma qui vedevi fuori, insomma, io temevo, avevo... Le vertigini mi dà fastidio. Allora io parlai con questo signore, dice: "Cosa c'è?" Ma dico: "Io non posso, no, ho paura di cosa? Le vertigini. Ma cosa sai fare?" Allora questo mio amico disse: "Guarda che è un pittore lui, con me." Allora: "Ah, sei un pittore? Beh, bene, bene, vai tranquillo che ci penso io. Tu non vai più a fare il biechino, se fai il pittore." Ma dipingevo per lui io, e lui mi vendeva i quadri in città. E così venni a casa, diciamo, 3 mesi, potevo stare anche molto di più. Avevo già incanalato tutta la mia professionalità e le mie conoscenze di allora. Insomma, lui vendeva i quadri e io prendevo i soldi. E stavo sempre con loro in casa, da loro io, come il mio amico. Lui tribolava, poverino. Sono stati giorni belli, umani, ecco. Nel 1963 Carlo trova la sua strada. Io allora dipingevo, ero figurativo. Poi dopo son passato un periodo di 4-5 anni sull'astratto, per vedere i vari passaggi, i colori, per vedere questa armonia, perché studiavo allora questi quadri, questi dipinti che io non conoscevo e volevo inserirmi anch'io andare con questa corrente. Dopo ho capito che non era la mia corrente, ho fatto 2 o 3 marce indietro e sono tornato sulla mia pittura. E questa pittura qua nasce nel 63, questa pittura qua. Prima non dipingevo così, ero alla De Pisis, ero un po' tutto, insomma. Un cocktail di una miscela di tanti colori, di tanti pittori. E lì pian piano ho trovato la mia strada. Perché se poi guardiamo bene, io dicevo con lei l'altro giorno, ma sai che io vado nelle mostre, vado a vedere tanti quadri, non c'è nessun pittore che dipinge come me. Perché se tu guardi, vai fuori, mettiamo un quadro mio. In mezzo a tanti quadri, dice: "Questo qua è un quadro di tasse, è questo che vale."
La bambina che sta in piedi da sola. Appoggio. La bambina non ha nessun appoggio, è ferma così. Bisogna avere un certo cervello per... A parte io, non ho cervello, ma lei è perfetta. Lei sta in piedi così, come la carne umana. L'albero è il simbolo esistenziale per Carlo Tassi. Che per me è la base, tutto il discorso, l'albero, è la vita che lui vive. Poi dopo, quando siamo verso l'autunno, si spoglia dalle foglie, poi rimane nudo e vedi la sua forma, la sua anatomia, che l'albero è molto anatomico. E diventa bello proprio nel periodo della primavera, che rifiorisce e risplende e torna a vivere. Ed estate per me che si veste, per me è morto. Fa tutto l'inverso. È vivo quando si spoglia e toglie via tutti questi stracci. E lo vedi proprio nudo anatomicamente, che bello, tutte le sue forme, questa ramificazione, questa sintesi, questi elementi. I quadri oggi sono ricordi di esperienze vissute. Perché il ricordo vive sempre il ricordo e tu lo trasmetti sulla tela. Non è mai morto il ricordo, bello o brutto che sia. Vive sempre con te, l'immagine è sempre tua. Nessuno te la può rubare. Ah sì?